Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Iniziamo con i controlli a tappeto per contrastare il fenomeno del caporalato nel settore agrumicolo. Una 39enne di Biancavilla è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Paternò. I militari hanno effettuato una serie di controlli in ditte di raccolta di agrumi di Contrada Gerbini. Un uomo di 57 anni è stato ricoverato all'ospedale San Marco di Catania a causa di una ferita d'arma da fuoco al piede destro. Secondo quanto riferito dall'uomo ai carabinieri, è intervenuto ieri per sedare una rissa tra alcuni clienti di un esercizio pubblico. E proprio durante questi momenti è stato raggiunto da un proiettile sparato da una delle persone coinvolte. La procura di Catania ha incaricato la polizia di arrestare Giovanni Caudullo di 45 anni e Germana Giuffrida di 44 per una rapina commessa il marzo del 2022 in una rivendita di tabacchi. Le indagini svolte dalla sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile sulla base delle analisi delle immagini ottenute dai sistemi di videosorveglianza dell'esercizio commerciale hanno permesso di collocare gli indagati sulla scena della rapina. Ed è tutto pronto per l'arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella e della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, attesi nel capoluogo siciliano per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Palermo. Ha avviato il piano per la sicurezza e disposte le zone rosse in città. La cerimonia si svolgerà a partire dalle 10.30 nell'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria di Viale delle Scienze. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.